Salve a tutti messeri, benvenuti su The Zion Theory, io sono Spazio, eccoci con il consueto appuntamento delle serie TV in uscita nel mese che sta per iniziare, in questo caso ovviamente sto parlando di novembre, quindi i soliti 5 prodotti che vi ricordo sono 5 prodotti al debutto, all'esordio, 5 prodotti originali, quindi non tratterò delle uscite per quanto riguarda le serie che hanno già alle spalle diverse stagioni o comunque appunto non sono all'esordio. Come di consueto invece parlerò di 5 prodotti che sono totalmente nuovi, che quindi ci apprestiamo a scoprire insieme. E fatta questa doverosa precisazione, ne faccio anche un'altra di doverosa precisazione, ovvero mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, lasciate un mi piace qui sotto e seguitemi sui social, Facebook e soprattutto Instagram, dove do sempre delle anticipazioni per quella che sarà la programmazione del canale, quindi mi raccomando, date un'occhiata soprattutto al profilo Instagram del canale. Ok ragazzi, allora bando alle ciance, iniziamo a vedere subito quali sono i prodotti in questione. E la fa da padrone ovviamente Netflix, che ci butta nel calderone sempre un quantitativo abnorme di serie e film. In questo caso noi ci concentriamo sulle serie, quindi comunque sia di roba ce n'è per quanto riguarda Netflix, che in questo caso, di cui in questo caso descriverò 3 prodotti, poi abbiamo una serie Amazon Prime e una serie che invece vedremo su Sky Atlantic. Il primo prodotto che menzionerò uscirà il 5 novembre su Netflix, sto parlando di Paranormal, quindi un prodotto fra mistero ed horror, un prodotto molto particolare perché si tratta della prima produzione originale araba per quanto riguarda Netflix, in particolare, nello specifico meglio, stiamo parlando di una produzione egiziana basata sul ciclo di racconti bestseller dello scrittore egiziano Ahmed Khaled Tufik. Si tratta di una serie che quindi mescola horror, dramma e mistero ed è composta nella sua prima stagione da 6 episodi. Spostiamoci adesso su Sky Atlantic perché il 6 novembre esce Romulus di Matteo Rovere, che riprende un po', anzi parzialmente diciamo, però con personaggi nuovi, insomma con dinamiche inedite, quanto abbiamo visto nel film Il Primo Re, sempre di Matteo Rovere, dove ci veniva narrata la vicenda, le storie, insomma, precedenti alla fondazione di Roma. E in questo caso abbiamo un plot, diciamo, una trama simile. Vediamo sempre queste varie fazioni, questi vari gruppi di uomini che si scontrano, stringono alleanze, insomma, fra di loro e si combattono. Il tutto ambientato, ovviamente, così come nel caso del Primo Re, prima della fondazione di Roma. Sembra una produzione molto interessante, non fosse altro perché, insomma, si tratta di comunque un prodotto italiano. Poi sapete bene che a me la storia piace particolarmente, quindi presterò molta attenzione a Romulus di Matteo Rovere. Il livello di regia sembra promettere molto bene, con uno stile marcato, insomma uno stile che peraltro appunto abbiamo già visto nel film Il Primo Re. Ambientazioni, ritmo, insomma tutto sembra lasciare intendere che si tratterà di un prodotto interessante. E vi ricordo che la lingua in cui parleranno i personaggi sarà il proto-latino, per immergersi ancora ulteriormente nell'ambientazione, insomma nel contesto storico. La prima stagione è composta da 10 episodi e come detto farà il suo debutto il 6 novembre su Sky Atlantic. Passiamo al nostro terzo prodotto, abbiamo parlato di una serie horror mistero, di una serie storica, adesso ci tocca parlare di una serie, diciamo, romantica, di una commedia più leggera, commedia, insomma, di una serie che tende al romanticismo. Sto parlando di Dash e Lily, che uscirà su Netflix il 10 novembre ed è tratta dal romanzo edito in Italia con il nome di Come scrivere ti amo. Parliamo di due protagonisti fondamentalmente, il cinico Dash e la romantica ed ottimista Lily, i due ragazzi adolescenti che si sfidano a compiere azioni piuttosto bizzarre e incredibili, e lasciano poi proprio su un quaderno i loro sogni, i loro desideri, questo quaderno che si scambiano in ogni appuntamento che si danno in un luogo diverso all'interno di New York City. Quindi ecco, una commedia indirizzata prevalentemente a tutti i romantici fra di voi. Dai, anch'io sono in parte romantico, quindi anch'io potrei vederla.
ed è una commedia, diciamo, che è rivolta sia ad un pubblico più giovane di ragazzi, ma anche insomma a un pubblico di adulti. Quindi ragazzi, genere romantico per quanto riguarda Dash e Lily, in uscita su Netflix il 10 novembre. Adesso andiamo su Amazon Prime, ragazzi. Chi non si ricorda di Alex Rider, un film uscito nel 2006 con... diciamo alterne fortune, anzi diciamo che non è entrato proprio nell'immaginario collettivo di tutti gli amanti del cinema. Abbiamo la serie di Alex Rider invece in uscita su Amazon Prime Video. Alex Rider che ci porta sul piccolo schermo le vicende di un adolescente cresciuto sin dall'infanzia, addestrato insomma sin da piccolo per entrare nel pericoloso mondo dello spionaggio. La serie si basa sul secondo romanzo di Anthony Horowitz, che è intitolato Point Blank, quindi vedremo le vicende inerenti a questo secondo romanzo della saga letteraria. Insomma, per tutti gli amanti dello spionaggio e dell'action, chissà che Alex Rider non possa essere il prodotto che fa per voi. Staremo a vedere, magari ne parleremo anche in seguito sul canale. Concludiamo ragazzi con una serie molto intrigante, molto interessante e che diciamo chiude un po' questo cerchio di prodotti di vario genere, insomma, di cui vi ho parlato in questo video. Sto parlando di The Liberator, che farà il suo esordio su Netflix l'11 novembre ed è ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. La particolarità di questo prodotto è che utilizza una tecnica innovativa, una tecnica chiamata Enhanced Hybrid Animation, e che praticamente mescola l'animazione 3D digitale alla performance degli attori, e ne viene fuori per l'appunto un prodotto ibrido fra animazione e film, di fatto, e serie in questo caso. La storia, ragazzi, ci racconterà delle vicende di Felix Sparks al comando della 45esima divisione di fanteria detta Thunderbird, che è impegnata addirittura per 500 giorni in Europa, nelle varie zone insomma del conflitto della Seconda Guerra Mondiale. Un prodotto quindi rivolto agli amanti del genere guerresco, agli amanti di storia comunque in generale, ed è tratto dal romanzo di Alex Kershaw, The Liberator per l'appunto. Bene ragazzi, queste erano le 5 serie che vi consiglio, e le serie comunque in uscita per quanto riguarda il mese di novembre. Se c'è qualche prodotto che state aspettando, fatemelo sapere ovviamente nei commenti, magari qualche serie che non ho menzionato. Noi come sempre ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti da Spazio.